Perché esiste la selezione delle notizie? Cioè, perché io non vi porto su questo canale tutto quello che si dice, tutto quello che si dice in questo mondo? Perché se io mi mettessi a fare video su ogni cosa che c'è in questo mondo, su ogni voce che c'è in questo mondo, probabilmente io farei un video all'ora, pubblicherei 50.000 video al mese e probabilmente avrei sul canale un numero di contenuti molto più enorme, molto più grande. Perché non lo faccio? Perché io penso che ci siano delle cose da dire e delle cose da ignorare. Allora, questa volta farò una piccola eccezione, perché credo che sia doveroso fare una piccola eccezione per quanto riguarda questa notizia, che riguarda sempre l'ambiente del Barcellona. Io qualche giorno fa vi ho raccontato di, diciamo, una sorta di rosicamento in atto da parte della stampa del Barcellona e da parte dei tifosi del Barcellona. Avevano detto sull'affare De Ligt, che De Ligt doveva andare al Barcellona, che De Ligt ha scelto la Juve per soldi. Beh, l'hanno piantata con De Ligt. Avranno visto il video, chissà, e hanno cominciato con Rabiot, perché dopo Inter-Juventus pare che Rabiot si sia arrabbiato moltissimo, secondo quanto scrive il portale Don Balón, che in Spagna attualmente ha la stessa credibilità di Tele Montegiove, e pare che si sia molto arrabbiato, abbia chiamato la madre agente, la signorina Veronique, la signora Veronique Rabiot, e pare che i due, secondo Don Balón, abbiano addirittura riallacciato i contatti con il Barcellona. Tutto questo ovviamente è una cosa talmente stupida da commentare, talmente idiota da sentire, che ho detto: mo' il video non ce lo faccio. Poi ho visto che molti di voi mi avete scritto su, molti di voi mi hanno scritto su Instagram e mi hanno detto: Matt, ma è vero che Rabiot se ne va perché abbiamo visto sto ragazzo che non abbiamo riuscito, non siamo riusciti a farlo riprendere? Ragazzi, non è vero assolutamente nulla. A me di questo, cioè, a me di questa sorta, non lo so, di disagio, questa sorta di fastidio, sinceramente, a me di questo fastidio non risulta nulla. Veramente, non risulta nulla, perché Rabiot sa palesemente di essere fuori forma, sa di non essere in forma partita e sa di essere un giocatore che Sarri dovrà gestire con calma. Non mi risulta nessun mal di pancia di Rabiot, nessun fastidio di Rabiot. Certo, chi è che non vuole giocare? Tutti quanti entriamo in campo, vogliamo giocare tutti. Là, allora mettiamo 22 persone e mettiamo tutto in campo. Non si può, al campo ci vanno 11 persone. Ci vanno in base allo stato di forma, in base alla partita che tu devi affrontare, ma che già dal giorno dopo di Inter-Juve tu ti devi mettere a inventare le cavolate sul fatto che Rabiot deve andare di nuovo al Barcellona. No, perché il Barcellona non lo voleva, lui ha scelto la Juve per soldi, però mo se ne è pentito, quindi ha chiamato la madre, che ha chiamato il Barcellona, che ha detto sì, fissiamo un incontro. Tutto questo nel giro di 7-8 ore, perché la partita Inter-Juve è finita alle 11 di sera di domenica, lunedì mattina alle 7 già Don Balón ne parlava. Durante la notte sta signora ha fatto il viaggio Torino-Barcellona, perché se no non si spiega. Francamente mi sembra veramente una vaccata, ma di quelle proprio enormi. Lo voglio ripetere 3 volte di fila, proprio per fissarvi bene il concetto. Cioè, voglio proprio fissarvi bene il concetto. A me non risulta un fastidio di Rabiot. A me non risulta un fastidio di Rabiot. A me non risulta un fastidio di Rabiot. Poi se Rabiot dovesse veramente andare via perché Rabiot si è scontento, allora Rabiot per me se ne può pure andare a quel paese, tanto di cappello e ciao, ci siamo visti. Ma non è vero, ragazzi, questa notizia è una cosa che non riesco a, veramente, non riesco nemmeno a rimanere serio durante il video, perché di solito si rimane serio. Alcune volte a me viene da ridere durante i video, giustamente devo rimanere serio perché devo cercare di essere. Io non riesco a rimanere serio in queste cose, perché come si fa ad inventare e a credere a una serie di cose inesatte di questo genere? Cioè, mi spiegate dove c'è stato il tempo per riallacciare i contatti fra la mamma di Rabiot e Rabiot? Dove? E Barcellona? Qual è la lamentela che Rabiot potrebbe smuovere la Juve? Il fatto che quando ha giocato 3 partite in stagione, una da subentrato e due da titolare, ha fatto letteralmente schifo in tutte e tre, perché era palesemente un problema relativo alla forma fisica. Qual è il problema di Rabiot? A me Rabiot sembra sereno, io lo vedo che si allena tranquillamente, pubblica sui social network volti sorridenti dopo l'allenamento, prima dell'allenamento scherza, si è integrato col gruppo. A me tutto questo problema di Rabiot, tutto questo disagio di Rabiot, a me sinceramente non sembra. Poi che Rabiot sia in un periodo difficile perché deve recuperare la forma e c'ha di fronte Matuidi, che per Sarri è tipo il sacro Graal, quello è un altro discorso. Però sinceramente a me non risulta, lo ribadisco, a me non risulta, a me non risulta nulla a proposito della situazione Rabiot. Fatemi sapere nei commenti.